Il boss Mida ha sfidato la sua più acerrima nemica. Anzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo voi, chi è Marigold, raga? È la sorella di Mida? È la moglie? È la... Non lo so, ragazzi, non lo so. Comunque, andiamo a vedere questo nuovissimo film di Fortnite. Siamo qua in una delle serie, ragazzi, che più vi piace del canale. Infatti andremo a fare la reazione al nuovissimo film di Fortnite, in cui c'è Marigold e Mida che si stanno sfidando. Stanno combattendo per il boss Jonesy. Ecco Marigold che dice che il padre gli ha dato il potere della luce. Vediamo un po' che cosa farà. Lo chiama papà, quindi penso che Marigold sia la figlia di Mida. Non lo so, raga. Vediamo un po'. Boom! Super colpo. Un po' photoshoppato, ma diciamolo. Ma fa niente, raga. John Jones, sto venendo a cercarti. Sarai il prossimo che ucciderò. Non esiterò ad ucciderti. Meglio correre finché puoi. Oh mio Dio, ragazzi. Io fossi in Jonesy, farei una piccola corsetta per scappare. Infatti l'ha fatta, ragazzi. Sta scappando. Però attenzione, perché Marigold torna di nuovo da Mida. Papà se n'è andato. Non devi continuare a combattere, perché ovviamente il padre non vuole combattere contro il padre. Praticamente è come se Mida avesse subito una sorta di trasformazione da Jonesy, che lo abbia reso completamente cattivo, un'altra persona. Papà, sei ancora lì? Ho bisogno di parlarti. Come se stesse lì per dire fermo, fermo, fermo. Oh, no, ragazzi, no. Oh mio Dio. Ma cosa è successo? Dov'è? Dov'è finita? C'è stato tipo uno scontro ravvicinato e Marigold è finita in una dimensione diversa. Sta imparando le tue nuove abilità. Ecco Mida, raga. Finalmente abbiamo il boss Mida. Vediamo un po'. Posso davvero parlare? Sì, ma non abbassare la guardia. Ok, vediamo che succede, raga. Questa storia sta iniziando ad essere un po' complicata. Praticamente gli dice che nel suo regno può parlare liberamente, ma nel mondo di Fortnite è intrappolato in un corpo che gli hanno dato, quello di Jonesy, appunto, quel Mida robotico. Marigold ovviamente gli chiede per quale motivo non può parlare nel mondo normale. E gli chiede anche perché non ci possono lasciare in pace. Mida gli risponde: per i casini che ho combinato sull'isola di Fortnite, dato che con il dispositivo Mida ha fatto un casino. E Marigold adesso si preoccupa, gli chiede come può aiutarlo, come può salvarlo, come può fermarlo, diciamo, tutti i cattivi Jonesy. Che in realtà Jonesy non si capisce se è buono o cattivo. Mamma, per favore, ho bisogno di risposte. Sono impaurito, sono in difesa. Marigold vuole sapere cosa fare. E Mida gli dice: devi sconfiggermi per avere il potere della luce. Ecco perché si stanno scontrando allora. Perché Mida vuole dare il potere a Marigold. È tutta una cosa stranissima. Oh, ma quanti Mida sono comparsi? Sono comparsi 3.000, ragazzi. No, per favore, non farlo, non voglio ucciderti. Nessuno di noi ha scelta. Sto perdendo la capacità di trattenermi dall'ucciderti. Oh mio Dio, raga. È diventato da buono. No, 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 Mida, fermo, fermo, povera Marigold. Sky? Che c'entra Sky? Oh, il boss della vecchia stagione, raga. Vediamo Jonesy tutto arrabbiato, raga. È tutto arrabbiato, non sta capendo nulla. È impaurito, ragazzi, guardate. C'è Sky chiusa dentro una scalpo. Ma povera. No, non sto capendo, raga. Il punto zero non è neanche... Jonesy, ragazzi, sta impazzendo. Dice che il punto zero non riesce a tenerlo a bada. Non riesce a fare nulla. Lui è intrappolato. Non può fare nulla, raga. Non sa cosa sta facendo. Vediamo un po' cosa succede, raga. Ogni giorno c'è un nuovo problema e se non risolvo danno la colpa a me. Qua troviamo un mio oscolo, troviamo Sky, troviamo tutti quanti i boss delle vecchie stagioni, che secondo me potrebbero anche tornare nella nuova season che uscirà domani. Fatemi sapere se siete carichi per la nuovissima season lasciando un bel mi piace a questo video, iscrivendovi al canale, utilizzando soprattutto il codice LOLOPOLLO all'interno del negozio oggetti. Vediamo Ant-Man nei condotti dell'aria, raga. Ma che figata è questo film. Guardate, c'è Ant-Man che è piccolino piccolino dentro i condotti dell'aria che guarda Jonesy. Attenzione, lo devo uccidere, li devo uccidere tutti. E deve correggere il punto zero, giustamente. Jonesy ha il suo compito, quindi deve farlo. È completamente destabilizzato. E poi c'è Ant-Man che dice: ma questo ragazzo è pazzo. E non ha tutti i torti, diciamo. Non ha tutti i torti, perché alla fine Jonesy sta impazzendo in questo periodo. Sì, sì, sì. Tra l'altro vi ricordo che stasera saremo in live per un possibile evento di Fortnite finale. E domani ci sarà la nuovissima season, finalmente. Comunque, vediamo un po', perché se ne va Jonesy e dice adios. Vediamo un po' che succede. Ant-Man, come va la missione? Ho trovato Jonesy insieme a molte persone addormentate. Ragazzi, forse stanno iniziando a comparire i primi segreti di Jonesy, che tiene le persone addormentate, tiene la gente. No, non lo so, ragazzi. Poi abbiamo Ant-Man che sta cercando di infiltrarsi per qualcuno. Ma chi? Non preoccupatevi, ragazzi, vi farò uscire. Sta parlando ovviamente dei vecchi boss della season. E qua intanto abbiamo il combattimento tra i Mida e Marigold. Attenzione, stanno facendo una sorta di cazzo. Stanno facendo botte così, ragazzi. Ed è fighissimo. Cioè, Mida
che Mida però non combatte, sta facendo combattere altri due tizi che sono sempre Mida ma sono altri due. Marigold con tutta l'abilità, boom, gli ha dato un calcio volante. Oh, Mida sta facendo qualcosa, si è trasformato in dorato. Va bene, allora continua a combattere, dice Marigold. Si trasforma in dorata anche lei e vediamo qua uno scontro epico tra i due Mida. Guardate ragazzi, il boss Mida che sfida Marigold. Stanno facendo a cazzotti tutte cose, tutte con fu, karate, di qua e di là. Vediamo chi sarà il vincitore, chi ne uscirà meglio. Mida si sta trasformando, si sta indebolendo. Mida, no, Mida no, resisti. Dai che sei il boss Mida, devi riuscire a resistere. Oh mio Dio, Marigold gli dice: come puoi avere ancora energia per combattere, che sei diventato normale, che sei tornato normale. E Mida gli dice: devi uccidermi. No, Marigold non vuole, però continuano a combattere. Non vuole uccidermi, ma a combattere. Non ho capito bene il significato, ragazzi. Lo indica con il piccone, boom. Che cosa è successo, ragazzi, nel frattempo? No, Mida è pietrificato. Non sto capendo, ragazzi, perché Mida è immobile? Non capisco. Vuole vedere se Johnny si sta dicendo la verità sul punto zero. Allora dovrei... troviamo Condor. Che c'entra Condor, raga? Non sto capendo, raga. Non ho capito se Mida è morto oppure no, poverino. Qua, tra l'altro, abbiamo tutti quanti i vecchi boss. Abbiamo Meowth, lo Sky, e dovrebbe essere Nitroglicerina, se non sbaglio, l'altra. No, forse no. Non lo so chi è. Quella destra, ragazzi. Fatemelo sapere nei commenti se lo sapete. Oh, attenzione! Una guardia che punta Ant-Man. Ant-Man dice il gatto, cioè a Kit. Fermo, io ti conosco. E c'è ancora la guardia che dice: stai zitta, stai parlando con me. Vediamo un po' chi è Kit. Kit Kat. Kit gli dice: non ti ho mai visto, stai dicendo tutte cavolate. Vediamo un po'. Vogliono sparargli, no. Giustamente Ant-Man gli dice: sono quello che vi ha aiutato a salvare il mondo da Galactus. Non vi ricordate? Ok che sono piccolo, ma almeno dovreste ricordarvi che mi sono intrufolato in Galactus e io ho fatto qualcosa. C'erano molti supereroi, dice Kit, quindi non si ricorda bene il suo vestito. E Kit dice: ah sì, mi ricordo adesso. Gli chiede cosa ci sta facendo qua e lui gli dice: beh, voi che state facendo qua? Non è, è pericoloso, è molto pericoloso come posto, ragazzi. Vediamo un po' se capiscono che vuole salvare i vecchi boss. Magari, non lo so, raga, non capisco che cosa sta succedendo. Stanno entrambi cercando un metodo per salvare le persone, ragazzi. Ma forse Kit e la guardia non si sono accorti che alle loro spalle ci sono tutti i boss rinchiusi. E vediamo se riusciranno a trovare un modo, ragazzi, per cercare di salvarli. Vediamo un po'. Voglio farli svegliare, ma non so come. Vediamo un po'. E Mary potrebbe essere in grado di farlo, dato che era uno scagnozzo all'autorità, ha imparato tutti i tipi di meccaniche di queste cose e sta facendo qualcosa al computer. Diamo un'occhiata, vediamo se riesce. Vediamo se riesce a salvare Meowth con lo Sky e gli altri boss di Fortnite. Vediamo, dai, ti prego, dacci un segno di positività. Facceli salvare. Boom, Sky apre gli occhi. Per il video di oggi è tutto, ragazzi. Tra l'altro siamo anche in lobby con Mida, che abbiamo visto protagonista in questo film di Fortnite. Vi ricordo di passare dal canale del creatore del film, che trovate in descrizione. Noi ci vediamo con un nuovissimo video della nuova stagione a questo punto domani. Vi ricordo di inserire il codice LOLOBALL all'interno del negozio oggetti di Fortnite. È facilissimo, scrivete LOLOBALL e cliccate accetta. Noi ci vediamo domani. Grazie mille per la visione, ragazzi. È stato un piacerone. A domani, ragazzi, nella nuova season direttamente.